verso fine dello scorso campionato il Ravenna, che all'epoca stava in Lega Pro 1, aveva visto Mautone e voleva portarlo con loro. Poi in estate ci sono state queste varie vicissitudini per questa società, tant'è vero che noi dovevamo fare anche un amichevole a fine luglio, se ricordo bene, proprio sempre per questo fatto di Mautone. C'è dietro un discorso che potrebbe, diciamo, per certi versi abbreviare il percorso al giocatore per Diego Mautone, io me l'auguro per lui. E abbiamo fatto questa cosa, non è che la società, intanto è andata in prestito, oggi sta in prestito, e dobbiamo poi metterci d'accordo perché Mautone, diciamo, spero che Ravenna sia solo di passaggio, che poi sia gennaio o luglio, questo non lo so, lo decideranno loro, lo deciderà anche lui con le prestazioni che farà, ovviamente. Per cui non, mi sembrava stupido precludere un'opportunità migliore, perché poi noi siamo l'Arezzo, è vero, ma oggi stiamo in Serie D. Anche Ravenna sta in Serie D, ma voi siete aggiornati, per cui lì c'è anche un'altra società dietro. Io non lo so, però insomma, diciamo che i fatti li conoscete bene, per cui questo è per farvi capire. Dopodiché comunque c'era anche un fatto tecnico, perché con tutto il rispetto si chiama Diego Armando Mautone, non Diego Armando Maradona, e secondo me non si è approcciato bene all'inizio come si è presentato, non come ragazzo. Però insomma, in alcune partite amichevole all'inizio non giocava, insomma era un po' sofferente. Credo che in una squadra gli equilibri dello spogliatoio siano più importanti di tutto. C'era questa opportunità, gliel'abbiamo data. Credo che l'abbiamo sostituito bene, ci abbiamo giovani interessanti. Insomma, poi alla fine, tanto io vengo solo giudicato in base ai risultati, non per se opero bene, se sono onesto, se faccio le cose in un certo modo. Per cui sono legato ai risultati, alla fine i risultati diranno se ho fatto bene o male. Una parentesi veloce su Crescenzo. Crescenzo è un giocatore 93, che lo scorso anno ha fatto più di 30 partite in eccellenza. No, è un ragazzo che ha voglia di arrivare, per cui è importante. Per prenderlo l'abbiamo dovuto togliere da delle squadre. Allora, volevano Cerina Primavera, voleva la Viterbese, lo volevano in Serie D lì nel Lazio e credo anche in Campania, lo volevano 10-12 squadre e noi siamo andati a prenderlo, per cui questo è uno degli investimenti che ti dico dalla società, perché a noi i giocatori non ci regalano. Poi vado un po' a braccio ogni tanto, se io ne prendo più nel Lazio che non in altre parti non è perché a me se porto gente di Roma o del Lazio sono più contento, non è così. Per me il giocatore si è forte, lo vado a prendere ovunque. È ovvio che io lì conoscevo di più, i giocatori li conosco, questi che ho preso, già li conoscevo, perché comunque li ho presi dopo averli rivisti, facendo più partite per questa selezione che abbiamo fatto io e Balbo, dalla fine del campionato fino a metà giugno, fine giugno anche. Abbiamo fatto tante prove nel Lazio, in Campania, in Sicilia, ci sono anche dei siciliani qui. Per cui l'abbiamo visto e l'abbiamo scelti io e Abel, perché in quel momento Abel stava qui. E, tra l'altro, ci sono società qui aretine, potete chiedere, d'eccellenza, che mi chiamano se io posso aiutarli, magari perché serve un 93, un 94. Allora io dico, se mi chiamano loro e so del posto, può darsi, che questa fascia d'età ad Arezzo ci siano dei problemi. Perché se io ne vedo 10 bravi Arezzo, io prendo Arezzo. Io non ho problemi, io non devo portare gente da fuori. Anzi, se io porto gente da fuori, devo portare brava e di prospettiva, perché è un costo per la società, no? Però vi ripeto, io li prendo se sono bravi, io non ho bisogno né dei procuratori né dei genitori che mi danno i soldi. A me mi paga la società. Io ho una fedeltà con la società, per me tutto il resto non conta niente. Poi chiacchiere da bar o da strada è giusto che si facciano, ma non, più che infastidirmi perché non le ritengo giuste, né ho fatto mai vedere essere così. Però
Ma l'importante è che sia io a posto della società e che la società sappia, io sia a posto della coscienza, che la società sappia che di me si può fidare tranquillamente. Beh, è stato in prova, diciamo, Marino lo conoscevamo come giocatore, è ovvio che non è tanto la prova per vedere se è valido o meno, è per verificare come sta fisicamente e anche se caratterialmente ha quelle caratteristiche per stare in questo gruppo. È un bravo ragazzo, è serio, come giocatore ve ne accorgerete, insomma spero che sia utile alla nostra causa. C'aveva anche altre offerte, insomma è stato qua, ci ha fatto i complimenti anche perché insomma lui è stato in parecchie squadre C, credo che la scelta anche di venire qui sia dovuta anche al fatto organizzativo, no? Il giocatore non sceglie solo per i soldi, anche perché ci sono squadre che pagano più dell'Arezzo sicuramente. Ma credo che un giocatore debba guardare se la società è seria, se ha i presupposti per fare la società. Per Sissé ovviamente c'è un problema di tesseramento, che sapevamo, non è che noi facciamo un altro mestiere. Sapevamo i problemi qual erano del tesseramento, c'è però un fatto, c'è un articolo, l'articolo 40 dell'ENOIF, che praticamente dice che un giocatore, se è extracomunitario, deve essere residente almeno da un anno in Italia, in questo caso lui è un primo tesseramento ma extracomunitario. Questo purtroppo, questa è una regola ovviamente che vale nei dilettanti, perché un extracomunitario nei professionisti, se è primo tesseramento è diversa la normativa. In questa dei dilettanti c'è questa cosa. Allora, qual è il fatto? Che Sissé è arrivato in Italia a dicembre 2010 come rifugiato politico, di fatto però l'hanno registrata come residenza ad agosto, per cui c'è questo fatto, diciamo, che fa discutere la federazione e noi, no? Perché se è vero come è vero che bisogna avere la residenza, bisogna aspettare per forza agosto, invece prendiamo in giro, quella è la normativa. Credo che gli avvocati stiano lavorando, perché ci dovrebbe essere qualche sentenza di Cassazione che ha favorito alcune cose. Non è un problema legato alla scuola, al lavoro, altrimenti l'avremmo già risolto. Io spero che Sissé venga tesserato. Tra l'altro Sissé è una scoperta di Anzalone, non mia. Anzalone aveva visto, mi ha detto, devo dire, Anzalone ha visto bene, insomma è un buon giocatore e da quando sta qui già è migliorato tanto. Qualora non fosse possibile tesserarlo, Sissé non sarà tesserato, ma a tutti gli effetti sta con noi e vorrei dire avremmo fatto un investimento per il futuro. Non ci mancherà un giocatore in organico adesso che potremo eventualmente rimpiazzare, ma credo sia importante lo stesso per una società che vuole programmare e fare un investimento. Io non voglio dire fuori le solite storie, ma insomma siamo arrivati a fine novembre, la 12ª giornata, 6 punti. I giovani che c'erano, anche se bravi, non erano proprietà dell'Arezzo. Chi stava in prestito, chi c'aveva il 108 che si poteva liberare a fine anno. Noi abbiamo deciso di fare questi tipi di investimento sui giovani. Io non prendo nessun giocatore, se mi chiede il 108, che vuole essere libero a fine anno, perché io credo che un giocatore che viene adesso si deve più preoccupare se io lo mando via piuttosto se lo voglio tenere. Questa deve essere la filosofia di una società come Arezzo. Intanto io sono dell'opinione che un 93 o un 92 che abbia giocato magari 30 partite in eccellenza è più pronto rispetto a un 93 che ha fatto la primavera. Perché il passo poi è quello della primavera, tant'è vero che quando escono dalla primavera, a parte quelli forti forti, gli altri faticano un po' all'inizio. E c'è anche da considerare che purtroppo l'Arezzo fa la Serie D, per cui facendo la Serie D le società professionistiche difficilmente appoggiano un calciatore, perché i procuratori e i calciatori gli dicono andare in C1 e C2 anche se non giocano, per cui è difficile questo. Ma personalmente reputo un giocatore con 30 partite di eccellenza più pronto è un giovane, è un settore giovanile anche importante. Sì, no, io non ho problemi con Materazzi, assolutamente. Quando lui la scorsa settimana ha fatto la conferenza qua, dopo è venuto da Chimero, stavo lì, abbiamo parlato tranquillamente. Non è che ci sono stati problemi tra me e Materazzi. Credo, si è lavorato molto su questo fatto che io ho detto del tutor, ma il tutor, quando l'ho detto, non era inteso per Materazzi. Siccome
I giornalisti mi dicono una cosa: prendi il terzino, prendi l'attaccante. Vado al giornalaio, prendi l'attaccante, prendi il terzino. Vado al tabaccaio, compro il centrocampista. È stato un momento che ho detto: guardate, io non ho bisogno di Tudor. Ma non era riferito a Materazzi, mi dispiace perché è sembrato diretto a lui, ma io con Materazzi ho un buon rapporto, lo stimo anche come persona, si è calato bene in questo ruolo. Se un altro poteva fare anche altre cose, invece sta nel suo ruolo, sta aiutando a crescere Bacis, soprattutto per l'inesperienza che poteva avere Bacis. Ma tecnicamente credo che Bacis, come si dice da qualche giorno, sia una lieta sorpresa, di cui io sono felicissimo. Mi auguro che De Bacis si parli così bene, qualora, speriamo mai, dovessimo incappare in qualche brutta sconfitta. Non voglio sembrare presuntuoso farlo. Però io sono lo stesso che sono venuto qui a dicembre, quando la squadra stava ultima con 6 punti e abbiamo fatto un mercato importante, no? E ci siamo salvati in una situazione che credo, perché già ce la siamo dimenticata, in una situazione che era molto difficile. Ci siamo salvati, cioè era un successo se noi ci fossimo salvati ai playout, figuriamoci direttamente. E invece vabbè, è diventata una cosa normale, era normale, pazienza e va bene. Il mercato l'abbiamo fatto inserendo soprattutto gli under, un paio di giocatori adesso, ma credo che il mercato importante la società l'abbia fatto a dicembre dello scorso anno e quando a fine stagione ha riconfermato i vari Bucchi, Raso, Pecorari, insomma tutti quelli che erano stati presi in quel momento, perché erano andati talmente bene qua che c'erano altre società che li volevano e siccome questi erano svincolati, quello che ci dicevamo prima, potevano andare ovunque, no? E invece hanno deciso di rimanere qua. Credo che anche questo sia una campagna acquisti. Io dico solo questo, che io è un anno quasi che sto qui, io è una partita ufficiale, il sindaco non l'ho visto. Questo può essere un dispiacere, ma non perché, non che voglia muovere una critica al sindaco, ma questa è la squadra della sua città. Farebbe piacere anche ai giocatori, no? Che il sindaco venisse a vedere la partita. Cioè, il questore è arrivato adesso. Sta sempre qui a vedere la partita. L'assessore Donati ci sta anche lui quasi sempre. Però insomma, voglio dire, anche i ragazzi che giocano per l'Arezzo, si mettono a maglia l'Arezzo, gli farebbe piacere, ah, porca miseria, oggi c'è anche il sindaco, guarda che bella soddisfazione. Signori, arrivederci Arrivederci. Credo che sia anche questo un fatto importante che non è economico, ovviamente. Allora, Di Martinez, io sono soddisfattissimo perché. Secondo me sta anche andando al 40-50% di quello che lui può fare. Martinez non è una prima punta, ma poi ovunque è andato lo impiegano tutti come prima punta, perché è uno che regge botta, che non c'ha paura, che va, detesta, anche non essendo alto, è molto forte, c'ha tempo, ci mette la gamba. Martinez secondo me è un giocatore importante. Io lo stimo tantissimo, ho faticato per portarlo qua, perché è un giocatore che dalla Lega Pro 1 scende in D, si fatica. Tra l'altro, ovviamente è un giocatore che conosciamo io e Balbo, no? Però Martinez è rimasto, ha firmato qui dopo che Abbe già non c'era più, per cui evidentemente vuol dire che si fida anche di noi, no? Non è solo perché c'era Abel. Per cui venendo qua è sceso di 2 categorie, ma quando è arrivato ha capito anche che forse stava in un contesto diverso. Mi auguro che siate passaggio, nel senso in questa categoria, o saliamo insieme, no? O perché lui abbia altri palcoscenici più importanti. Perché credo ancora debba far valere, vedere quello che vale. Per quanto riguarda Pozzebon, si sta applicando, fisicamente c'è una struttura forte e importante. Secondo me il problema di De Miro è che mentalmente ancora non ha capito che il settore giovanile l'ha lasciato da tempo, altrimenti stava in categorie più importanti. E c'ha questa cosa che per forza vuol far vedere, deve dimostrare. Quando troverà questa tranquillità che non deve dimostrare niente a nessuno, credo che andrà meglio e sarà un altro tipo di giocatore, ci sarà utile anche lui. Credo che il reparto offensivo nostro sia un reparto importante.